Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo alla seconda giornata in compagnia di Paolo Izzo. Paolo Izzo è scrittore, giornalista, è noto ormai per tutto il mondo radicale, non per le sue lettere eretiche. Paolo, come ti sembra che sta andando questo comitato? Allora, io penso di avere una posizione un po' privilegiata perché sono proprio un osservatore, invitato come tale. Non parlerò, non potrò intervenire perché appunto è prevista l'intervento degli iscritti. E, dico privilegiata perché in qualche modo non sono obbligato a rintracciare quali siano le responsabilità del momento storico che i radicali stanno vivendo, quali siano fare quella che è stata chiamata una mesta contabilità, questa tristezza che un pochino si avverte mentre siamo vicinissimi a una scadenza elettorale. E quindi privilegiato perché non devo nemmeno capire troppo, forse proprio per il mio mestiere di scrittore non mi sento mai obbligato a capire, preferisco sentire. Anche la vicenda che c'è stata rispetto al possibile accordo tecnico con Storace eccetera, io lo sentii come qualcosa che non mi andava, al di là del fascismo, ma anche compreso il fascismo, al di là del fatto che i taxi costano cari, che sono corporativi, che sono di destra, che ti portano anche a destinazione ma scegliendo loro il percorso. Quindi lì io ebbi un momento, mi ricordo ero sul tram, stavo andando a fare l'ennesimo tavolino. Sì, ho scritto infatti poi la mia solita lettera, un po' più lunga del solito, che si chiamava Restare Radicale, perché nel giro di 24-48 ore poi ho ripreso la mia attività normalmente, però la botta sul tram mentre ascoltavo Marco Pannella che diceva così, gli ho detto un attimo, con lo stesso tram sono tornato a casa e mi sono messo a scrivere, che è la cosa che penso di saper fare meglio. Detto questo, la militanza continua e anche se qualcuno possa avermi detto non hai capito questa cosa di Marco, non hai capito, io non l'ho sentita. Continuo a essere però il militante e il candidato a questo punto tra i pochi rimasti di quelli scelti per la loro attività culturale, intellettuale, di spettacolo eccetera. Io sono rimasto nelle liste per lo scopo, perché lo scopo Amnistia, Giustizia, Libertà ritengo che sia uno scopo che si sente, come tutte le battaglie radicali, prima nella realtà umana e poi in quella sociale. Siccome i radicali da sempre si occupano di realtà umana, e questo significa diritti umani, civili, sociali, e tutto quello che c'è dietro quelle tre parole, Amnistia, Giustizia e Libertà, non è soltanto lo scopo ovviamente. Chiunque vada a leggere dietro a quelle parole vede tutte le nostre battaglie, che continueremo a fare. E su questo è evidente che da questo comitato io mi aspetto, e per questo sono venuto a sentire, che escano fuori quali saranno nei prossimi 20 giorni, perché qualcuno ha detto dopo il 26 febbraio ricominceremo a fare le nostre battaglie, le carceri, le cose, qualcuno ha detto dopo, no, io penso che questo sia il momento, voglio dire, stiamo verso la scadenza elettorale, certo, siamo quotati all'1%, quello che sarà, Regione Lombardia non ci siamo, però siamo su quella del Lazio, siamo riammessi, adesso per quanto mi riguarda sarebbe da fare tre iniziative al giorno, delle nostre, una volta va il Consiglio Comunale a rompere le scatole sulle coppie di fatto, un'altra volta va in strada, io sarò in strada di nuovo perché per me è sempre a piedi, camminando o in tram appunto, in moto al massimo, con Mina Welby, Filomena Gallo, Marco Cappato per questa raccolta firme dell'eutanasia. Ecco, una, due, tre iniziative al giorno di questo tipo, quando forse qualche piccola speranza ancora ci sia rispetto al fatto di avere un minimo di visibilità in quanto candidati, cioè voglio dire, siamo comunque, facciamo parte di una lista, comunque quella lista dovrà essere nominata, è nominata su qualche giornale, ogni tanto c'è il simboletto, ogni tanto c'è la percentuale, facciamo queste battaglie. Io da questo comitato mi aspetto che mi dicano quali sono quelle battaglie. Personalmente è chiaro che nel momento in cui sono candidato le mie lettere, che prima invadevano un po' i giornali, adesso sono viste con un certo sospetto, perché si capisce che io porto acqua al mulino radicale con le mie. Oggi sono sul Sole 24 Ore, per esempio,
con una lettera sulla questione che in regione è stato assunto da Storace tempo fa un cappellano che prende, non so, adesso 25.000 euro all'anno per dire messa un paio di volte, per dirla in orario di lavoro, per far avere ai dipendenti della regione un permesso tipo pausa ostia al posto di pausa caffè. E ne parlo, la mia lettera si concludeva con la speranza che fossero proprio i radicali a essere eletti in regione per portare finalmente un po' di laicità in questa città, in questa regione, in questo paese. E ovviamente il Sole ha tagliato la parte relativa ai radicali, quindi mi lascia la bella invettiva contro la Chiesa. Anzi, per carità, il giornalista Stefano Salvatore Carrubba, che mi risponde, dice anche giustamente, dice sì, facciamo vedere che facciamo la messa, ma poi sotto sotto a noi sono solo interessi politici quelli che animano queste persone. Io mi limitavo a sottolineare che non mi pare che questa messa in questi anni che è stata celebrata ha evitato che questa gente non rispettasse il settimo comandamento, non rubare o non desiderare la roba da altri che poi è la nostra, insomma. Quindi questa contraddizione e anche laicità nella parola libertà, che è nella lista di scopo, amnistia, giustizia e libertà, anche la laicità proprio in trasparenza si vede. Perché sono importanti i radicali? Perché sono gli unici a parlare di laicità. Perché sono importanti i radicali? Perché sono gli unici a occuparsi di realtà umana, delle persone, e quindi a cominciare dagli ultimi, ma a finire anche alle persone come me e te, cioè ci stiamo occupando della nostra libertà di scelta, del nostro essere umani, prima di tutto, solo i radicali. Paolo, con queste tue lettere eretiche, insomma, hai trattato vari argomenti, ricordiamolo, che poi tu peraltro hai collaborato anche alla stesura di un libro che di cui abbiamo girato la presentazione, ecco, ne vogliamo parlare un attimo e soprattutto anche per sapere un pochino, perché io mi trovo a presentare questi libri, però non so poi che sorte hanno, se insomma hanno un successo, se hanno un seguito. Beh, io appunto, oltre a essere l'autore di queste lettere eretiche, di cui ormai mi fregio come un onore, anche perché appunto sono quelle che poi mi hanno fatto invitare nelle varie cose, in virtù di una di quelle ho fatto una cosa bella con Filomena Gallo sulla fecondazione assistita, un'altra volta mi chiama Mario Staderini, dice facciamo la Corte di Strasburgo l'appello perché tu hai capito le elezioni, eccetera. Però sono anche giornalista, quindi mi capita di collaborare ormai da 20 anni e più con Agenzia Radicale, Quaderni Radicali, del mio caro amico Geppi Rippa, ma c'è anche Cronache Laiche, che è appunto questo sito che ormai è dentro alla syndication di Globalist, e, insomma, ha anche una sua eco, e da lì ricavammo questo I Like, scimmiottando un po' la questione dell'iPhone, proprio sulla laicità, perché Cronache Laiche è tutto quello che abbiamo detto nell'anno passato ormai, che più o meno è rimasto immutato a livello di laicità della città prima di tutto, ma proprio dello Stato Vaticano in cui ci troviamo, e anche lì appunto trovando sempre questa assonanza con il Partito Radicale, con i radicali italiani, con l'associazione Coscioni, con Irene Testa e il detenuto ignoto. Io tantissime volte mi sono occupato di carceri sui giornali, anche un po' giocando su questo mio essere outsider rispetto ai radicali, non iscritto, perché così nessuno mi possa dire vabbè, ma tu appunto fai il partigiano, fai la lotta, allora è un comunicato stampa, non è una lettera. No, io sono un lettore, sono un osservatore, sono un militante, ma attivo, ma in qualche modo indipendente. E questa, insomma, per quanto mi riguarda, penso sia la cosa più su cui debba ancora giocare un po'. Poi è chiaro, candidature, uno ti individua, sei radicale, vediamo. Questo comporta, intanto ti invito un pochino ad avvicinarti, se no usciamo fuori di inquadratura, perché lo dico per chi ci segue, stiamo girando senza cameraman, quindi proprio tutto quanto autoprodotto. No, volevo dirti questa cosa, insomma, ti rendo onore il fatto che comunque tu non sei iscritto, però ti interessi, però comporta anche il fatto che tu puoi venire ovviamente a seguire il comitato, però poi non puoi parlare. Dovrei iscrivermi. Aspettiamo di vedere. No, voglio dire, mi va bene così. Poi voglio dire, c'è Liberi TV che comunque lascia esprimere tantissimo i radicali e i simpatizzanti, persino gli antipatizzanti, se vogliamo, perché appunto se il dialogo era molto bello, lo diceva Spadaccia oggi al comitato, diceva sì, i radicali fanno il dialogo con tutti, ci manca che non riescano a fare un dialogo interno.
è quello che è la nostra forza, il dialogo. Appunto, arriviamo a dialogare con Storace, dialoghiamo pure con i militanti brava gente, i radicali brava gente, quelli che magari si oppongono, quelli che si innervosiscono, quelli che sentono qualcosa di diverso, come dicevo all'inizio. Paolo Izzo, grazie. Paolo Izzo è un grande. Leggetelo.